modo, come dire, vi chiedo di pregare per me. Posso chiedervi di alzarvi in piedi insieme a me? Volevo fare due parole di preghiera per presentare al Signore la sua parola e poi commentare con voi, con l'aiuto di Dio, quanto il Signore mi ha messo nel cuore. Padre caro, grazie Signore, grazie per il tuo amore, grazie per questo privilegio Signore, grazie per la tua bontà, grazie per la tua misericordia Signore. Abbiamo bisogno della guida divina del tuo Spirito perché tu parli al nostro cuore Signore e la tua parola possa trovare un terreno adeguato, un cuore onesto e buono come leggiamo, perché la tua parola possa germogliare i frutti per la tua gloria, Signore. E questa sera, Signore, possa la tua parola giungere ai cuori che magari per le prime volte, oppure cuori che sono alla ricerca, Signore, possano ricevere una risposta, trovare una risposta, Signore. E noi siamo convinti che tu puoi fare infinitamente di più di ciò che domandiamo o pensiamo, Signore. E quindi ti chiediamo questo bene, questa grazia, nel nome di Cristo, il Signore, il benedetto in eterno. Alleluia, alleluia. Leggiamo insieme nel Vangelo di Luca, capitolo 19, dal primo verso fino al verso 10. Vangelo secondo Luca, capitolo 19, i primi 10 versi. Pregate per me, fratelli cari e sorelle. Gesù è entrato in Gerico. Attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abramo. Perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Fin qui, fratelli cari, la parola, accomodatevi. Senza scomodare i grandi sistemi filosofici, insomma, che ci stimolano a interrogarci sul senso della vita, che cos'è la vita, come possiamo in qualche modo descrivere questa meraviglia che noi chiamiamo vita, che facile non è, però è una cosa straordinaria. Io mi sono un po' semplificato il sistema, sfrutto quelle poche conoscenze di matematica che ho, diciamo il sistema è complesso, lo semplifichiamo, lo riduciamo alla mia portata, molto molto modesta. E allora mi sono risposto dicendo: la vita è una grande, bella, straordinaria esperienza, è meravigliosa, è forte, la vita è più forte di noi, ci sovrasta, ci coinvolge, a volte ci travolge. E proprio perché mi trovo di fronte a questo grosso miracolo, questo grande miracolo, perché pezzo di questo miracolo lo stiamo vivendo ancora questa sera, vero o no? Cioè, non è normale che voi siate sotto una tenda, eh? Cioè, non è proprio la cosa più normale di questo mondo. Non è normale che voi diciate gloria a Dio. La gente normalmente non dice questo, non lo pensa nemmeno. Cioè, questo è straordinario, è un dato oggettivo, è vero o no? Vedete, cioè non è normale quello che stiamo vivendo, quindi è un fatto meraviglioso. Mi sono detto che la vita può essere un'esperienza gratificante, qualificante, ma dipende dalle opportunità che ha, insomma. Una persona potrebbe avere le migliori qualità intellettive, ma se non ha opportunità o non vive in alcuni contesti o non vive in un contesto che gli consente delle opportunità, è come dire, è sciupata quella situazione, va persa o perlomeno rischia di andare perso. Quindi le opportunità sono importanti. Le opportunità fanno la qualità della vita, oppure potrebbero difettare la vita, potrebbero incrinare la vita, potrebbero deviarla. Agli effetti, una vita senza opportunità, qualcuno mi dica che vita è? E si potrebbe descrivere la nostra vita senza cogliere le opportunità o i valori di quelle opportunità?
Allora, insomma, io mi sono semplificato il sistema in questa maniera e mi ha aiutato a capire che per me Dio è stato una grande opportunità. Non è stato un incidente, non è stato uno scontro, è stato un meraviglioso incontro ed è stata una bellissima opportunità per la mia esistenza. Dopodiché sulla mia vita ricade la responsabilità di non sciupare questa opportunità, di non fraintendere questa opportunità, di non liquidare questa opportunità, di non archiviare con troppa facilità. E allora parto da Zaccheo, fratelli cari e sorelle, perché è un uomo interessante, un uomo intelligente. Il profilo sociale di Zaccheo non è tra i più simpatici, era un collaborazionista, raccoglieva i soldi per i romani, no? Un esercito straniero, pagano, che calpestava il sacro suolo della terra di Israele. Faceva pure la cresta sulle tasse che richiedeva, quindi diventava molto ricco e imbrogliava sistematicamente. Ma che cosa mi può insegnare un uomo del genere? No? Che opportunità è Zaccheo per me questa sera? Qualcuno potrebbe dire: io non vorrei mai avere a che fare con una persona del genere, insomma non è proprio il mio modello di riferimento. E tuttavia lo Spirito Santo ha voluto che da 21 secoli Zaccheo mette in crisi, diciamo, non solo le persone comuni, ma forse anche, per dire, il sistema finanziario del nostro paese, insomma del nostro mondo, insomma potrebbe far riflettere qualcuno e qualcosa. Allora io mi chiedo: quali sono le opportunità che tu hai colto fino adesso? Ti sei mai accorto delle opportunità che Dio ti ha dato? Hai mai pensato che alcune cose non sono stati degli esami, non sono state delle trappole, non sono state, diciamo, delle tentazioni, sono state delle opportunità? E noi abbiamo saputo cogliere le opportunità che la grazia di Dio ci ha dato? Allora questa sera io cercherò di fare due commenti su questo, come dire, quesito importante. Intanto il fatto che tu sia qui questa sera è un'opportunità, puoi sciuparla, e sì, il rischio c'è. Non credo che tu voglia fare questo, perché altrimenti non saresti qua, non saremmo qui. Però diciamoci la verità: quante opportunità abbiamo vissuto? Quante abbiamo scelto di queste opportunità? Quante ne abbiamo subite invece? E non le abbiamo vissute proprio come un'opportunità, ma come un obbligo, come una costrizione, come un fatto accidentale. Insomma, potrei anche sciupare le cose migliori della mia vita. Guardate che non è dovuto alla cattiveria questo, è perché abbiamo dei limiti. Non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo. Non capiamo davvero la portata di quello che sta capitando, e non occorre essere per forza dei peccatori incalliti per non capire. Basta essere persone normali. Voi riuscite a capire tutto? Sempre tutto? Nel momento giusto? Magari fosse così, magari nei nuovi cieli, nella terra sarà così, sicuramente per me sarà così, al momento non è ancora così. E quindi mi chiedo: stai vivendo una bella opportunità questa sera? So che la vostra comunità è molto attiva, molto presente, diciamo, sistematicamente presente sul territorio, lavorate tanto, e Dio vi benedica, vi faccia prosperare, e dico: Signore, grazie per le opportunità che ci dai. Ma non tutti sanno cogliere questa opportunità. Allora continuiamo ad esempio con il giovane ricco. Un giovane ricco di cui il Vangelo parla, quindi è giovane, beato lui, è pure ricco, ha avuto anche il coraggio di affrontare la piazza, perché incontra Gesù pubblicamente e gli dice: maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Guardate che gli ha chiesto una cosa importante a Gesù, neanche Nicodemo gliel'ha chiesto, teologo. E Nicodemo non gli dice nulla, va lì da persona anziana, intimorita, sobrio, attento, però in maniera coraggiosa anche lui rompe un po' il suo silenzio. E allora, insomma, io penso che questo giovane ricco, una promessa per la vita, coraggioso, insomma, capace di vincere le proprie timidezze, i propri limiti, e quando poi Gesù gli dice due cose, questo giovane va in crisi. Lo interroga se ha messo in atto i comandamenti, queste cose: Signore, le ho fatte fin dalla scuola domenicale. Non c'era il tempo, ma una cosa del genere c'era, no? Una cosa ti manca. Però prima che Gesù gli dice una cosa ti manca, Gesù lo guardò e lo amò. Signore, come fai ad amare uno che arriva lì animato da buone intenzioni e poi si perde in un bicchiere d'acqua?
come fai ad amare uno, signore, che insomma sì, ha fatto una scelta coraggiosa, però tu che conosci il cuore sapevi un po' com'era, no, questo giovane ricco, come fai a guardarlo e amarlo? Benedetta è quella donna, benedetto è quell'uomo che si incontra con lo sguardo di Cristo, perché nello sguardo di Dio non c'è mai un rimprovero, non c'è mai cattiveria, non c'è mai violenza, c'è tanto amore, tanta misericordia, tanta dolcezza, tanta tenerezza, perché di fronte a un crollo così grave, che cosa puoi fare se non amare quella persona che ha un grande bisogno? E allora io mi sono chiesto, come mai quest'uomo, che giovanissimo non era, probabilmente era anche abbastanza cresciuto, giovane sì, ma non giovanissimo, come mai ha sciupato un'occasione del genere? Ma ti rendi conto che ti sei incontrato con lo sguardo di Dio? Ti rendi conto che l'hai guardato faccia a faccia? Ti rendi conto che non ti ha fatto neanche un rimprovero? Ti rendi conto che ti ha detto solo una cosa ti manca? A me avrebbe detto 1,5 milioni di cose ti mancheranno, Rino Caruso. Come fai a buttare via un'occasione del genere? A te non è mai capitato di buttarle via? Sei proprio sicuro? Perché noi adesso qui predichiamo sulla vita degli altri. Perché prendiamo la vita degli altri e gli diciamo, ma non hanno capito nulla, com'è possibile che non hanno capito nulla? Noi non usiamo il Vangelo, noi predichiamo il Vangelo. Allora mi chiedo, fratelli cari e sorelle, senza diventare per forza per questo peccatori incalliti, trasgressivi, eccetera, eccetera, ma quante volte Dio mi ha cercato con il suo sguardo e io non me ne sono nemmeno accorto? Quante volte il Signore mi ha guardato, mi ha interrogato, mi ha parlato e io me la sono presa, mi sono offeso perché il Signore mi ha detto ti manca una cosa, pensa un po' se te ne mancavano due o tre, insomma che cosa avresti fatto? Quante volte il Signore ha cercato di parlare al mio cuore, frequento la Chiesa da tempo, oppure non frequento la Chiesa ma sono sensibile al Vangelo e tuttavia appena ho letto ho girato pagina perché mi metteva in crisi questa cosa. Occasioni perdute, opportunità sciupate. Signore, io non voglio sciupare le opportunità che tu mi dai, non le sciupate, fratelli cari. È una mia opinione, quindi non ne tenete conto, però mi permetto di esprimerla. È vero che Dio ci ama tanto, fratelli cari, è vero, e meno male. È vero che il Signore ci ama in modo straordinario, più di un padre e di una madre, senza offesa per i genitori. Io sono un genitore, ma le cose stanno così. Però è anche vero, fratelli cari, che le opportunità per noi non sono infinite. È la verità dei fatti. Non sono infinite, non si replicano. Sono rare, sono preziose, sono importanti, fanno la differenza. Dio ci dà sempre delle nuove opportunità, ma non sono infinite. Signore, non me ne voglio perdere una. Voglio saper cogliere i segni della tua provvidenza e voglio saper cogliere i segni del tuo amore. Siete d'accordo con me? Io credo, per me è un'opportunità questa sera, intanto per rinsaldare i rapporti affettuosi che abbiamo con tutti, insomma tra noi, con il fratello Paolo, la sua cara famiglia. Per me è un'emozione forte che in qualche modo cerco di vincere, non so se ci riesco, ma è una bella opportunità. E benedico il Signore per come Lui progetta per ciascuno di noi delle belle opportunità. E accettare Gesù è una magnifica opportunità. Parlare con Gesù è una magnifica opportunità. Avere a che fare con Lui, fratelli cari, non è semplicemente un'esperienza di fede, che pure è importante, ma è l'evoluzione della nostra vita, è lo sviluppo della nostra esistenza, è l'alternativa alla mediocrità, è vita eterna. Altro che opportunità, è miracolo. È il miracolo della provvidenza di Dio. Non è un incontro religioso, è un incontro che cambia la vita. È qualcosa che ci evolve, che ci cambia, che ci trasforma, che apre il cielo sulla nostra testa. Avere a che fare con Dio non è un'esperienza da chiesa, è un'esperienza esistenziale. E benedetto sia il nome del Signore. Voi avete sentito parlare di un certo Simone il fariseo. Vogliamo mica parlare male di una categoria religiosa. Voglio dire, le categorie religiose sono in ogni denominazione religiosa.
Quindi non sto qui a fare l'elenco perché non vorrei mancare di rispetto nei confronti di nessuno. Quindi diciamo che questa categoria di uomini che frequentano la loro chiesa, di uomini, di donne che frequentano la loro chiesa, voglio dire che si sentono a posto, che sono un po', come dire, i baluardi di una certa ortodossia, stile di vita, insomma li trovate collocati in qualsiasi ambito della religiosità. Ma voi vi rendete conto l'opportunità che ha avuto quest'uomo? Ce l'ha avuto in casa Gesù. Prepara anche un pranzo, invita gli amici e invita Gesù. Io sono scandalizzato. Non gli dice nulla, non gli parla, non gli dà un bacio. Non so se gli ha chiesto come stai. Gesù di Nazaret, oggi come stai? Non risulta. Sto apparentemente ironizzando. Però poi una donna entra, che meraviglia, il cui profilo sociale non è proprio da imitare, insomma, ma entra e sbalordisce tutti, senza dire una parola. Che occasione, è vero o no? Che opportunità. Entra nella casa di un fariseo, entra nella proprietà privata di un'altra persona, ma entra nel cuore di Cristo. E lo bacia e gli piange sui piedi. E Simone, che gli ha organizzato un pranzo, peggio di una roccia, ma non ha capito nulla. Ti rendi conto l'opportunità che hai, Simone? Quanti versetti biblici hai appiccicato sulle pareti della tua casa? Quante Bibbie hai nella tua biblioteca? Gesù è a casa tua, ma tu gli dici come stai, Signore? Sei felice oggi, Gesù? Sei felice di me? Noi pensiamo sempre alla nostra felicità. È come un figlio che desidera essere reso felice, ma non gli importa se papà e mamma stanno bene. Vi siete mai chiesti se Dio è felice? Voglio dire, fratelli cari, sorelle e amici che ci ascoltate, Gesù viene anche a casa tua, ma per favore digli qualcosa. Parlagli! Perché è un'occasione che non è che dura sempre, eh? È una, come dire, è una possibilità rara. Perché non è Gesù un festaiolo che frequenta tutti i salotti per qualsiasi cosa. A me risulta che Gesù aveva 3 amici, abitavano a Betania. No, Marta, Maria e Lazzaro, gli muore pure l'amico per il quale piange, ma non è che la gente lo portava a casa perché aveva amore, affetto e rispetto. Però Simone c'era riuscito. Se l'ha giocata questa cosa, l'ha persa. Le opportunità cambiano la vita. E avere Gesù nella propria casa, nella propria famiglia, seduto al proprio tavolo, è una magnifica opportunità. A te non è mai capitato di fare una preghiera, però una preghiera per la cena, per il pranzo, per la colazione, però non era proprio la tavola della comunione, della condivisione, della relazione. Allora sono costretto a rilevare che anche Simone, benché intenzionato, benché, insomma, voglio dire, animato da buoni sentimenti, io non voglio dubitare dei suoi sentimenti, ma che te ne fai dei tuoi sentimenti se poi non dai corso a delle azioni? Che cosa te ne fai delle buone intenzioni se poi non riesci a incarnarle, a materializzarle? Che cosa vuol dire aprire le porte di casa e tenere chiuse le porte del cuore? Che opportunità ha avuto Simone, che non ha saputo assolutamente vivere, ma quella donna, ne stiamo ancora parlando questa sera. Su Simone abbiamo un sacco di riserve, facciamo bene ad esprimerle, ma su quella donna no. È stata una meraviglia, una rivoluzione. Una rivoluzione fatta d'amore e di passione. Vedi Simone, a questo punto Gesù attacca bottone con Simone. Io vorrei che questa sera il Signore attaccasse bottone con te. Non fare il permaloso. Non facciamo per... Signore, dimmi una parola. Glielo possiamo dire, Signore, di una parola. Non mi devi fare uno studio biblico, Signore. Non mi devi fare un miracolo. Ma per favore parlami. Tu staresti mai a tavolo con una persona che gli vuoi bene e non ti dice nulla? Dopo un po' non gli chiederesti qualche cosa, non faresti, diciamo, notare la tua presenza, non gli diresti per favore, ma non ci diciamo nulla,
Allora, questa sera io vorrei stare a tavola con Gesù, al quale dire: Signore, spezza il pane per me, ma dimmi qualcosa, Signore, perché io non ce la faccio stare in silenzio, non ce la faccio stare senza parole, dimmi qualche cosa. Simone, nemmeno questa situazione ha saputo cogliere. Simone, ti devo dire qualcosa. Eh sì, Simone, te la sei cercata. Ti devo dire qualcosa, io da quando sono entrato tu non hai detto nulla, non hai fatto nulla. Vedi questa donna che tu consideri una peccatrice incallita, lo vedi? Caro Simone, allora fratelli cari e sorelle, non vivere le opportunità che la grazia di Dio ci concede vuol dire poi pregiudicare il proprio rapporto con il Signore, se non addirittura incrinarlo. Per carità, io non voglio mettere limiti alla misericordia di Dio, però in qualche modo sciupare delle cose vuol dire sciuparle, non sciupare le occasioni che Dio ti concede. Non li sciupiamo, fratelli cari, perché sono delle perle preziose della sua provvidenza. Sono, come dire, quelle cose che fanno di te una persona diversa. Sono l'insieme di quei fatti, di quegli episodi che modificano la tua stessa persona, danno un indirizzo, ti fanno arrivare dove non arriveresti se non tu non avessi visto e vissuto quell'esperienza. È vero o no, fratelli cari? Vogliamo parlare di una grande folla? Insomma, io non voglio entrare nelle case di nessuno, non voglio parlare male di nessuno, ma qui è un problema proprio grosso. Qui la gente mangia, c'è qualcuno che moltiplica il pane, addirittura decide, facciamolo re. E voi ricordate quello che dice il Vangelo, no? Gesù lo dice, voi mi cercate, ma mica perché siete interessati a me, perché mangiate a gratis. Allora il Dio che fa i miracoli va di moda. Il Dio che risolve i problemi, il Dio che ti manda la spesa a casa, è come se è utile, è come se serve. È il Dio del presente secolo che in qualche modo soddisfa le tue necessità, ma io e te non ci poniamo la questione se soddisfacciamo le sue, se soddisfiamo le sue, scusate. Cioè il Dio che compie un miracolo è il Dio che comunque è preferito rispetto al Dio che ti fa pensare, che ti interroga, che ti domanda, che ti mette in crisi con la tua coscienza. Signore, questo parlare è troppo duro. E Giovanni ce lo riporta nel suo Vangelo, capitolo 6, no? E Gesù dice, allora volete andarvene via anche voi, suoi discepoli? E Pietro, un pescatore, Signore, dove andiamo? Tu solo hai parola di vita eterna, vero? Ebbene, anche quella folla non capì mica chi si trovò di fronte. Mangiò, si saziò, non ha capito nulla. Quante persone hanno ricevuto grazia da Dio? Hanno mangiato, si sono saziate e hanno detto grazie, arrivederci. Opportunità. Opportunità sciupate. E il Vangelo, insomma, soprattutto, non solo, il Vangelo racconta di episodi di questo tipo che non ci dovrebbero riguardare. Allora, permettetemi di pensare a qualcuno che sta qui intorno, che ci sente. Questa tenda è un'opportunità per il quartiere. E io penso proprio di sì, lo voglio, e voi lo pensate con me, vero o no? Se qui ci fosse una giostrina oppure un carrozzone che vende salsicce, penso che il quartiere se ne sarebbe, non so, avrebbe accolto con squilli di tromba. Ma qui c'è una chiesa che canta, c'è un popolo redento dal prezioso sangue di Gesù, da gente che vive la fede, l'Evangelo, ma è un'opportunità per questo quartiere, se ne sta rendendo conto. Preghiamo che il Signore le possa concedere grazia, in modo che si rendano conto che il popolo di Dio è arrivato fino sotto le loro finestre e abbiamo annunciato l'Evangelo e abbiamo cantato le lodi al Signore, vero o no, fratelli cari? Vogliamo invece parlare di quelli che le opportunità non se le lasciano scappare. E vado a memoria, voi perdonerete un po' l'inesattezza delle mie citazioni, ma sono sicuro che mi intuite a distanza. Intanto, da Giovanni Battista in avanti, dice la parola del Signore che il regno dei cieli è preso a forza non dai cattivi, dai violenti, ma non nel senso rapace del termine, di quelli che fanno delle cose, di quelli che sono presenti, di quelli che sono attenti, di quelli che sono in qualche modo avanti, che osservano, che studiano, che scrutano, che non perdono tempo. C'è un cieco di Gerico, non so se conosceva Zaccheo, è lo stesso paese, stessa città. Il cieco di Gerico che non vedeva, ma sapeva, sentiva che Gesù doveva passare di lì, ha fatto un baccano incredibile. Gesù, figliol di Davide, abbi pietà di me, ha rotto il silenzio.
si è messo a gridare, non me la faccio scappare questa occasione, non voglio che questa opportunità vada oltre, non avere paura di rompere i silenzi che ti porti dentro da troppo, grida al Signore, è la tua occasione questa sera, è la tua opportunità. Ha rotto il silenzio, i discepoli erano un po' infastiditi, a dire no per favore non disturbare il maestro, insomma calmati, stai tranquillo, Dio amore, Dio ti vuole bene, insomma quelle belle frasi da chiesa, ma questo si è messo a gridare di più. Tu avresti il coraggio di gridare per le tue necessità? Rompilo questo silenzio, perché è l'opportunità che Dio ti dà. Non siamo qui per fare rumore, sia chiaro, Dio non ha bisogno di rumore, ma quando occorre gridare, occorre gridare. Quando le cose sono importanti, sono importanti. Quando le cose sono urgenti, sono urgenti. E allora io sono rincuorato, fratelli cari e sorelle e amici, che è vero che ci sono tante persone che sciupano le opportunità, le sciupano, non voglio pensare per cattiveria, penso per i limiti naturali, i limiti che la nostra natura corrotta ci impone, non riusciamo, insomma pur volendo a volte non ci arriviamo, possa lo Spirito Santo del Signore muovere nel cuore, nella mente delle persone, quindi come dire aprire gli occhi del nostro cuore, della nostra mente e capire come stanno le cose, e quindi in qualche modo se ne sono andate a casa. Il giovane ricco se ne va a casa ricco, non so di che cosa, ma se ne va a casa tutto triste, insomma quelli che hanno mangiato se ne vanno a casa, va bene, con la pancia piena ma con l'anima vuota, insomma non hanno capito. Il Simone che cosa ha fatto dopo che Gesù gli ha detto quelle cose? Secondo me perdere le occasioni che Dio ci dà è una grande tristezza. Non ve le date queste tristezze? Posso provare a pensare, ma per essere reale, tutte le domeniche è un'opportunità, tutti gli incontri che avete in chiesa sono delle opportunità, sotto la tenda, gli studi biblici, nelle case, nelle famiglie, sono le opportunità della vita, sono le perle della corona di Dio, non ve le perdete, non le sciupate. E quindi capite bene, fratelli cari e sorelle, c'è qualcuno che invece ha il coraggio di invertire la situazione. Non sto zitto, voglio bene a tutti, ma io ho bisogno di gridare il mio bisogno. Tu questa sera che cosa senti? Vivi questo come un calendario, diciamo, ecclesiale della vostra chiesa, la tenda? So che siete qui da un mese, mi pare, e probabilmente continuerete ad oltranza finché il Signore vi porterà, diciamo, come dire. E no, è vero, perché so che il vostro pastore, Dio voglia benedirlo, pensa di incrementare, diciamo, quindi un calendario, non vi spaventate, insomma, voglio dire... È una cosa straordinaria questa, è un'occasione per voi anche, non solo per quelli che vi ascoltano, ma questa sera tu senti il bisogno di gridare, di rompere il silenzio come ha fatto il cosiddetto cieco di Gerico? È l'opportunità che Dio ti dà. Guarda che è un'opportunità che non sappiamo se si può ripetere domani sera o dopodomani o fra un anno, non lo sappiamo. Io so però che chi passa di qui è Gesù il figliolo di Davide e voglio che si ferma davanti a me, sei d'accordo con me? Che si fermi davanti al mio bisogno, poi il Signore mi mette un po' in crisi perché mi dice che cosa vuoi che io ti faccia? Signore non lo vedi che sono cieco? Me lo devi dire tu quello che io ti devo fare. Parlane con il Signore. È una bella opportunità dire al Signore quello di cui hai bisogno, è vero o no? È una bella opportunità. E io adesso ritorno a Zaccheo. Zaccheo, ma perché ti sei messo in testa questa cosa? Osservavi Gesù, la folla, passava per la strada, sei a Gerico, una grande città, i tuoi affari vanno a gonfie vele. Sì, Gesù è una persona interessante, stimola curiosità, interesse, ma sta scenata di salire su un albero. Ma fino a che punto noi siamo disposti a mettere in discussione la nostra vita, il nostro perbenismo? Fino a che punto, fratelli cari e sorelle, siamo disposti a compromettere il nostro ruolo sociale o la nostra immagine sociale? Ma tu saliresti mai su un albero per vedere uno che passa? Cosa penserebbe la gente di me? Ma Gesù ha capito. Zaccheo, voglio stare a casa con te oggi. Che meraviglia. E se Gesù ti dicesse voglio stare a casa tua stasera, che gli dici? Che opportunità. Perché non l'ha detto ad altri? Non mi risulta che Gesù abbia fatto questa stessa richiesta ad altri, a Zaccheo, a un peccatore incallito. Voglio stare a casa tua, Zaccheo. Magari il Signore lo dicesse a me, voglio stare a casa tua. Signore, ma io voglio stare a casa tua.
ma io non ho un salotto, voglio stare a casa tua. Signore, non ho nulla da mangiare, mi trovo il frigorifero vuoto, voglio stare a casa tua. Che opportunità. Voglia il Signore dirmi questa sera, scendi presto Zaccheo, voglio stare con te. Ed è l'opportunità, fratelli cari, concludo, è l'opportunità che il Signore ci concede. Perché quando il Signore vede un sincero sentimento, un sincero interesse, neanche il Signore perde le occasioni. Neanche il Signore le perde. Vuoi essere guarito? Che cosa vuoi che io ti faccia? No, Zaccheo. Guardate, la cosa sbalorditiva, e sono sicuro che può succedere ancora questa sera, che Gesù non ha dovuto dire nulla a Zaccheo. Perché appena Gesù è andato a casa di Zaccheo, Gesù ha detto lui delle cose. Io sono un grande imbroglione, Signore. Io ho frodato, io ho rubato, io darò 4 volte di più di quello che ho preso. Non c'è stato bisogno di uno studio biblico. Non c'è stato bisogno di una romanzina. Non c'è stato bisogno di una tirata di orecchie. Perché soltanto la presenza di Gesù, che profuma di santità, fratelli cari, ci apre la mente, ci apre il cuore. Ma che cosa ti deve dire di più Gesù? Non basta la sua vita. Che cosa ti deve spiegare? Fallo venire a casa tua, vedrai che le cose cambiano. Fallo entrare in questa casa, fallo entrare in questo cuore e vedrai che non c'è bisogno di grandi discorsi, le cose cambiano perché Dio è la migliore opportunità per te e per me. Vogliate alzarvi insieme a me, fratelli cari?